Vicepresidente, anche per aiutare queste aziende della casa in occasione appunto del match, ha detto che importante è trovare nuovi strumenti, alternative di finanziamento. Sì, quello che conta oggi non è più finanziare solo le imprese, ma permettere alle istituzioni di fare sistema e accompagnare le imprese su processi di internazionalizzazione. Quindi la possibilità all'estero di costruire tavoli attraverso forme di B2B che consentono all'imprenditore di essere accompagnato dal sistema bancario, dalle istituzioni che organizzano preventivamente incontri, è una chiave di svolta importante. La stessa logica è stata adottata al MACEV, dove gli operatori stranieri selezionati verranno convogliati attraverso forme specifiche di appuntamento. Oggi sono già stati fissati più di 600 B2B che consentirà di specializzare la domanda e dare risposte importanti in termini di mercato alle nostre imprese. Questi finanziamenti alternativi in qualche modo riescono ad attutire la pressione fiscale sulle nostre imprese? No, in realtà aumentano la capacità di sviluppo, però il sistema fiscale rimane quello che è. Oggi evidentemente la concorrenza lo si fa sulla pressione fiscale, purtroppo rispetto ai nostri competitor europei le nostre imprese faticano enormemente. Questo è un discorso che va affrontato a Roma inevitabilmente. Come Regione Lombardia stiamo mettendo a disposizione strumenti che consentano facilità nei processi di internazionalizzazione, disponibilità a creare forme di aggregazione di impresa attraverso le reti e forme che consentono di avere delle anticipazioni attraverso credito adesso, che consente alle imprese in difficoltà sul credito di intercettare commesse che evidentemente non potrebbero assolvere. Può arrivare anche dal fare rete tra sistemi imprenditoriali euroalpini, ne ha citato anche lei nel suo intervento, è un discorso che in qualche modo richiama al dibattito sulla macroregione che è stato molto acceso anche durante l'estate. Sì, le regioni del nord hanno capito che si devono mettere insieme per contrastare la pressione di una Roma che prende e non dà nulla. Quindi si è avviata una discussione che avvierà una grande strategia euro-regionale alpina, a cui partecipano 49 realtà europee, però tutto il nord Italia, quello che noi chiamiamo Padania e che rappresenta una vocazione di convergenza verso una macro-regione che consentirà evidentemente di rafforzare i rapporti di sinergia tra i cosiddetti lender dei produttori. Ci saranno quindi dei tavoli anche con altri esponenti di altri partiti, di altre regioni su questo tema? Sì, diciamo che stiamo definendo un'agenda che coinvolgerà principalmente Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli per capire fino in fondo se si tratta di un percorso che si vuole condividere fino in fondo oppure sono solo parole. Noi pensiamo invece che sia una grande opportunità, nelle prossime settimane avremo già le prime risposte sia sugli appuntamenti, sia sul metodo da seguire, sia soprattutto sui contenuti.